Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al secondo appuntamento del ciclo di webinar La sicurezza informatica nella pubblica amministrazione. È una serie di eventi, come sapete, organizzati da Agid e Formez PA nell'ambito del progetto Informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login, nello specifico della linea 1, gestione della trasformazione digitale. Siamo particolarmente contenti di comunicarvi che per questo ciclo di webinar abbiamo raggiunto e superato il limite massimo degli iscritti. Quindi da oggi purtroppo non possiamo accettare ulteriori iscrizioni. Vi dico però che potete comunque rivedere le registrazioni che vengono sempre pubblicate a partire dal giorno successivo il webinar e potete seguire anche, visionare anche i materiali che vengono, diciamo, fruiti durante, la diretta. Quindi vi ringraziamo anche per questo grande interesse che avete, diciamo, mostrato nei riguardi di questa iniziativa. A questo proposito, vi ricordo che vi è stato inviato via mail un questionario che vi invitiamo a compilare in modo da poter anche avere un riscontro da parte vostra rispetto alle tematiche che vengono trattate. Vedo che vi state collegando numerosi. Vi ricordo che l'attestato per questo ciclo di webinar verrà rilasciato inviandovelo via mail all'indirizzo che avete comunicato sulla pagina di Eventi PA e a chi avrà comunque seguito almeno tre dei quattro webinar. L'indirizzo è sempre quello che avete inserito su Eventi PA. Veniamo immediatamente alla comunicazione di oggi. Il programma di oggi è un webinar dal titolo Malware rivolti alla PA e Cyber Threat Actor. In questo secondo incontro recuperiamo l'intervento che avevamo previsto lo scorso giovedì di Luca Lusini di Agid, che ci illustrerà le principali tipologie di malware rivolte alla PA. E proseguiremo con la comunicazione di Vitto Lucatorto, sempre di Agid, che ci introdurrà al tema delle tattiche, tecniche e procedure dei più famosi gruppi APT e Financial Threat Actor basati su Mitre e Cyber Kill Chain. Al termine di ciascuna comunicazione verrà dato uno spazio alle vostre domande, quindi vi invito fin da ora a utilizzare la chat che state già utilizzando per salutarci per porre delle domande agli esperti di oggi. Raccoglieremo tutte queste domande e le proporremo ai relatori al termine delle loro comunicazioni. Ovviamente, se ci saranno tante domande, come ci auguriamo, ci organizzeremo come la scorsa volta, cioè se voi andate sulla pagina di Eventi PA dedicata a questo ciclo di webinar, trovate oltre alla registrazione dell'incontro precedente e ai materiali di ciascuna comunicazione troverete anche il file con le risposte che gli esperti hanno dato alle domande che non hanno avuto risposta in diretta. La stessa cosa faremo quest'oggi se le domande dovessero essere talmente tante da non poter essere risposte in questa occasione. Vi ricordo comunque che è prevista una pausa caffè di 10 minuti a partire dalle 15. 15:30, quindi tra una comunicazione e l'altra. Se non ci sono ulteriori informazioni da dare, pregherei Luca Lusini di attivare il suo microfono. Luca, ci senti? Sì, Prova a parlare. mi sentite? Perfetto.
Sì, perfetto. Per un problema tecnico non vedremo il video di Luca Lusini, però apprezzeremo a maggior ragione la qualità dell'audio. E quindi mi taccio e do subito la parola a Luca Lusini con la sua comunicazione sulle principali tipologie di malware rivolte alla PA. Buon webinar a tutti. Grazie Teresa. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io sono Luca Lusini, lavoro al CERTACID, mi occupo di analisi malware, sono anche un programmatore, io nasco come programmatore e oggi faremo un intervento che parlerà delle principali tipologie di malware che noi al CERTACID abbiamo riscontrato nelle campagne rivolte alla PA. Si tratta di un intervento non tecnico, quindi non ci saranno particolari dettagli tecnici, è rivolto a tutti e più che altro è finalizzato a far conoscere quali sono le conseguenze delle infezioni dei principali tipi di malware. Possiamo dire che è fatto per sapere, cosa aspettarci. Prima di guardare quali sono le principali tipologie di malware, è bene precisare qual è il principio base dei malware, una cosa che ho avuto modo di approfondire e conoscere meglio lavorando al CERTACID. Io inizialmente pensavo che i malware venissero principalmente fatti con uno scopo più vandalistico, e invece i malware fanno parte proprio di una struttura di criminale che è volta a fare più soldi possibili con il minor impegno possibile. E fatto tecnico rilevante è che molto spesso si basano più sull'inganno che su prodezze tecniche, perché comunque l'utilizzo di prodezze tecniche richiede capacità tecniche, quindi uno sforzo maggiore. In sostanza sono vere e proprie truffe virtuali e questo significa che chiunque può cascarci, anche una persona esperta, perché è talmente facile fare campagne malware o phishing che è altrettanto facile trovare un momento di debolezza, di distrazione di qualsiasi persona. Quindi uno si può chiedere come si fa a fare i soldi con i malware, cosa c'è di importante nel mio computer o in un computer di una pubblica amministrazione o di un'azienda. Beh, tutto ciò che porta denaro generalmente sono queste quattro entità: le vostre password, perché danno accesso ovviamente a vari servizi e quindi possono essere rivendute, l'accesso al vostro conto corrente perché ci sono i soldi, l'eventualità di potervi ricattare come fanno i ransomware e la possibilità di rivendere l'accesso al vostro computer per poi portare avanti altri attacchi o azioni illegali. Ora vedremo quali sono i principali tipi di malware, ne ho elencati quattro, se non sbaglio. Il primo che vediamo è l'info stealer, dall'inglese information stealer, cioè ladri di informazioni. Rubano tutte le informazioni utili, rivendibili, che si trovano nel vostro computer. In generale sono le credenziali, quindi nome utente e password, di qualsiasi applicazione nota di utilità, la posta elettronica, la banca, se avete delle credenziali per accesso a servizi interni, siti web in cui navigate, tipo Facebook, Instagram, tutta questa roba qua. Un esempio di info stealer che si ritrova molto spesso quando monitoriamo le campagne italiane è Tesla, noto anche come Agent Tesla, sono leggermente diversi questi due, però sono molto imparentati. Per i tecnici abbiamo fatto insomma al tempo un'analisi. E che cosa fa questo malware? Abbiamo visto ad esempio che può rubare le password da più di 100 applicativi diversi, tutti i vari tipi di browser, i vari tipi di client di posta, i client FTP, client VPN, tutto ciò che generalmente potrebbe risultare utile. Ruba anche le password che sono salvate nei browser, quindi ad esempio, non so, appunto Facebook, gli accessi ai portali amministrativi se ci sono. Gli ruba anche i cookie, che sono dei dati che il vostro browser invia a
ai vari servizi per identificarsi, quindi una volta che avete messo le password vi viene dato, diciamo, un identificativo univoco e quello serve per, come carta d'identità per il vostro accesso, che se uno ve lo ruba può impersonarvi. È anche in grado di rubare tutto quello che viene scritto, un keylogger, o che viene copia incollato, e anche ciò che c'è nello schermo. Tutti questi dati poi generalmente vengono inviati a determinate caselle mail o qualche volta anche a canali Telegram. E generalmente questo tipo di malware si presenta con un'email, a volte in italiano, a volte in inglese, a seconda qual è il tipo di campagna, con temi vari. Tesla non è mai stato troppo finalizzato utilizzando marchi o nomi, insomma, di servizi italiani come INPS o Agenzia delle Entrate, altri malware lo fanno, però comunque sono sempre temi tipo gli acquisti, rimborsi e temi simili che fanno abbastanza presa poi tra le potenziali vittime. Se uno apre gli allegati, il contenuto eseguibile dell'allegato, tutto avviene in automatico e le password vengono rubate, la clipboard, cioè ciò che viene copia e incollato, può venire rubato e anche lo schermo, cioè il contenuto dello schermo. Qui ad esempio ci sono tre esempi di dati reali che sono stati rubati da questo malware. A destra ci sono le password di alcuni servizi di questo computer che si chiamava Statia 29. Al centro c'è il contenuto di una clipboard di quest'altro computer che stavano probabilmente copiando un importo, e a sinistra c'è proprio la schermata di un altro computer. In quel momento la vittima stava guardando le email. E com'è che uno si protegge generalmente da un infostile? Siccome vi rubano le password e le rubano anche quelle che sono salvate nei browser, il modo migliore è usare dei password manager per gestire le password. Password manager sono dei programmi fatti apposta per gestire appunto le password, sono come una specie di post-it virtuale in cui uno scrive una password e sono tenute al sicuro, perché ci sono dei meccanismi di cifratura, di protezione, per cui comunque senza il vostro intervento, senza che voi inseriate un'altra password detta master key, non possono essere letti, per cui neanche un malware ve le può leggere. L'altra possibilità, che non escludi la prima, è quella di configurare l'invio di codici sul cellulare. Sicuramente li conoscete perché servizi tipo le banche già lo obbligano, anche Speed in alcuni servizi è obbligatorio, ad esempio. Questo permette quindi di avere una maggiore protezione, perché il malware non è nel vostro cellulare, ma è solo sul vostro computer, quindi non può accedere al codice. E il terzo è cambiare regolarmente le password più a rischio. Ora, io ho scritto più a rischio perché cambiare tutte le password regolarmente sarebbe l'ideale, ma è una cosa piuttosto complessa da fare perché richiede tempo, poi uno si deve inventare una nuova password, lo genera col password manager, eccetera, eccetera. Però generalmente ci sono password che sapete che è difficile, possono venire rubate perché non le usate praticamente quasi mai, solo in determinati contesti. Quindi un'alternativa più fattibile è quella di cambiare le password che sono più a rischio, quelle che usate più spesso, che mettete nei siti web, che pensate di poter aver usato a seguito di in pagine, insomma, magari dubbie. Detto questo, se siete dei tecnici e volete rimediare a un'infezione, come si fa? Beh, in generale vale sempre il solito principio che vale con tutti i malware, quindi l'idea sarebbe quella di ripulire il computer partendo da zero, quindi fare una formattazione, perché nella realtà i malware non è che sono di tipologie sempre specifiche, a volte fanno parte di attacchi più complessi, si inizia con un malware, poi ne viene infettato, ne viene inoculato un altro, eccetera, eccetera. Cercare di ritrovare tutte le possibili infezioni potrebbe essere complesso, se ne salta uno siamo punto a capo, quindi la cosa migliore è sempre quella di riformattare il computer. Se non è possibile, ovviamente serviranno scansioni con antivirus aggiornati, però è sempre un po' un rischio. Qui ovviamente, siccome sono state rubate le password vanno cambiate. Non possono essere cambiate prima di aver ripulito il computer, perché c'è sempre il malware.
Quindi va prima pulito e poi cambiata la password. Quindi è necessario anche ricordarsi di copiarsi le password perché magari sono salvate nel browser e quindi neanche uno se le ricorda più. Quindi uno si prende le password, idealmente formatta il computer, installa tutto, ripristina con i backup e poi cambia le password. Ok, dopo gli infostealer passiamo ad un altro tipo di malware che sono i ransomware. Sicuramente ne avete sentite parlare, dall'inglese ransom malware, cioè il malware del riscatto. Possiamo ipotizzare, cioè possiamo immaginarlo come se questi malware mettessero i vostri file in una cassaforte, in realtà le cifrano, e vi chiedono i soldi per darvi la chiave. Oggi sono diffusi principalmente a seguito di intrusioni nella rete. C'è stato un periodo intorno al 2018-2019 in cui venivano diciamo, diffusi anche tramite email, così come negli altri tipi di malware. Adesso questo non succede generalmente più, il rischio è sempre presente ovviamente, però non succede più perché con i ransomware che sono proprio finalizzati a farvi pagare, quindi dove c'è movimento di denaro, anche se uno a livello di infrastrutture informatiche non riesce a recuperare, a risalire ai criminali, i soldi sono sempre molto più facili da seguire e prima o poi li beccano. Quindi sono di solito fatti da attori criminali più organizzati e che scegliono bersagli più o meno specifici e quindi non sono utilizzati dai criminali più comuni che mandano campagne malware, a destra e manca. Però è sempre comunque possibile perché comunque diciamo l'opportunità c'è e quindi potrebbe essere utilizzata. Un esempio di ransomware che abbiamo analizzato è NetWalker. Generalmente i ransomware ci se ne accorge che siamo stati infettati perché i file nel nostro computer non si aprono più, di solito hanno un'estensione strana e ci troviamo una nota di riscatto come questa, che ora capisco non si legga un granché, in inglese, NetWalker, in cui viene detto che i nostri file sono stati cifrati con algoritmi di crittografia militare, eccetera, 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 e che se vogliamo riaverli dobbiamo pagare il riscatto e ci viene detto come pagare il riscatto e dove. La domanda è, posso recuperare i miei file senza pagare il riscatto? Allora, c'è stato un periodo in cui si è iniziato a diffondersi malware in cui effettivamente c'era la possibilità che gli autori commettessero errori, però adesso questa cosa non succede più. Generalmente no, non si possono recuperare i file perché è abbastanza semplice scrivere un ransomware che sia corretto, insomma, che non permetta il recupero dei file senza la chiave che ottenete in cambio del riscatto. Questo in ogni caso, so che in quelle situazioni uno è disperato, gli viene l'idea di provare qualsiasi cosa, però cioè, la stessa tecnologia che protegge le vostre transazioni con carta di credito, le vostre transazioni sicure su internet, è la stessa che ha cifrato i vostri file, quindi non sono recuperabili così come non è leggibile le transazioni insomma, fatte su internet che sono cifrate, per cui non c'è modo di recuperarli, a meno di non pagare il riscatto. Ora, generalmente come si presenta un attacco ransomware, cioè che altre minacce comporta? Siccome quello che avviene è che viene compromessa una macchina, quindi gli attaccanti hanno accesso a una macchina, si guardano intorno, guardano cosa c'è in questa macchina, se è una macchina che ci sono dati importanti, se ci sono macchine collegate a questa che hanno altri dati importanti, quindi fanno dei movimenti laterali, si dice, sulla rete. Quando trovano qualcosa di interessante, prima le rubano e poi le cifrano. Le rubano perché così poi possono ricattare due volte, possono dire se non mi paghi io le pubblico, anche se te c'hai backup o non ti interessano questi file, io comunque eventualmente le pubblico e ti faccio un danno d'immagine. Quindi se un vostro computer di una vostra rete è stato colpito da un ransomware, c'è la concreta possibilità che i dati siano stati anche rubati. Com'è che ci si protegge dai ransomware? C'è solo un modo, dovete fare regolarmente backup multipli, nel senso che tenete il backup di oggi, di ieri l'altro e così via. Generalmente, ovviamente, siccome i ransomware hanno accesso alla rete, queste macchine in cui si salvano backup dovrebbero stare online, sono il tempo necessario per fare i backup e poi andare offline. Se
È più facile a dirsi che a farsi, non è che è una cosa che uno si inventa in un giorno, bisogna studiarci come amministratori di sistema e perderci il tempo necessario, però è una operazione necessaria, perché in caso di attacchi ransomware o qualsiasi altro tipo di disastro informatico, un backup è necessario. Se sono stato infetto o un computer nella rete è infetto, com'è che posso rimediare all'infezione? Anche qui sono consigli generici perché generalmente l'approccio è quello di cominciare da zero sulle macchine che sono state infettate e il primo passo è cercare di capire se l'attacco ransomware fa parte di un attacco più grande, cioè quindi sono entrati nella rete, si sono spostati in questa o in quest'altra macchina oppure era un ransomware di quelli che arriva per email e ha colpito solo un computer. Per farlo non è banale, uno deve fare un po' di indagine forense, vedere i log, cercare di capire che tipo di ransomware è, qual è la gang che ha inoculato il ransomware, eccetera. E una volta individuato le possibili macchine che sono state compromesse, capire perché sono state compromesse, qual è la vulnerabilità e poi ripulirle, probabilmente quindi riformattare da zero e ripristinare i backup. C'è una scheda vuota, va bene. Ok, una volta parlato dei ransomware, parliamo dei banking Trojan, un altro tipo di malware che abbiamo visto essere diffuso nella PA o comunque nelle campagne italiane. Questo tipo di malware sono malware che modificano il contenuto del vostro computer per dirottare movimenti di denaro che fate quando usate l'home banking, per questo si chiamano banking. Uno molto famoso è USNIF, che è molto diffuso in Italia, ma ce ne sono tanti altri. Qualche giorno fa abbiamo visto proprio una campagna di un altro malware admin che poteva fare da banking Trojan. Però quello più diffuso in Italia in assoluto è USNIF, è proprio un malware che è pensato per l'Italia. Sappiamo che è operato da criminali russi o moldavi e si presenta molto spesso in Italia, quindi con un paio, due, tre campagne alla settimana e fa anche il suo discreto numero di vittime a campagna, circa 300 l'ultima volta che abbiamo controllato. USNIF, ad esempio, sappiamo che è proprio finalizzato per l'Italia perché usa temi che sono specifici per l'Italia. Ad esempio usa mail in cui si spaccia per INPS o per l'Agenzia delle Entrate con tanto di loghi, spesso sono comunicazioni reali che sono avvenute e quindi testo vero di un'email che è stato copia e incollato, quindi non ci sono errori grammaticali e può sembrare plausibile. E si presenta generalmente come un documento Excel, c'è stato un periodo in cui aveva proprio questa forma qua, questo contenuto qui. Usa le macro di Excel che sono una funzionalità insomma di contenuto eseguibile all'interno dei documenti Office. Di solito spero insomma sono disattivate. In quel caso Office vi mostra una barra arancione con scritto abilita ottenuto, una cosa del genere. E infatti loro dicono nel documento, ci scrivono per visualizzare questo documento devi cliccare sul pulsante abilita modifica, abilita contenuto, invogliandovi insomma ad abilitare le macro. Una volta abilitate inizia l'infezione e USNIF insomma si inocula nella macchina. Che effetti ha un banking Trojan tipo USNIF? Praticamente tutti quelli simili al furto di una carta di credito, quindi potresti trovare addebiti anomali o vi arrivano dalla banca dei messaggi in cui vi dice che sono stato fatto un tentativo di accredito, è stato fatto un bonifico. Oppure quando voi fate un bonifico e poi la banca vi manda il messaggio per dirvi che è stata fatta questa operazione, il destinatario e l'importo non tornano. Il motivo per cui la banca vi notifica sempre, almeno la mia fa così, per messaggio l'operazione che avete appena effettuato sul computer è proprio una misura di sicurezza contro i banking Trojan. Quindi
Nel caso il vostro computer fosse stato infetto e fosse stato modificato, ad esempio, il destinatario del bonifico, il messaggio vi mostrerebbe questa modifica, mostrerebbe il destinatario modificato e uno se ne accorgerebbe. Com'è che ci si protegge da un banking Trojan? Allora, in generale, quando fate operazioni con la banca, controllate sempre, diciamo, gli SMS che ricevete, quindi dettagli, l'importo, l'ora, il destinatario, insomma, tutti questi dettagli qua. Questo perché ovviamente il malware è nel vostro computer, ma non nel vostro cellulare, e quindi quando ricevete il cellulare ricevete le informazioni come le ha ricevute la banca, come le vede la banca. Quindi, e generalmente ovviamente questo serve, insomma, a verificare se ci sono stati dei movimenti, delle tentativi di modifica anomali alle vostre operazioni bancarie. Come si rimedia un'infezione? Si rimedia sempre nel solito modo: dobbiamo far ripulire il computer. Nel caso di banking Trojan, proprio banking Trojan puro, non servirebbe altro. Però generalmente, visto che l'occasione fa l'uomo ladro, i banking Trojan fanno anche un po' da info stealer, quindi rubano anche le password, visto che ormai comunque sono in un computer, ci sono, se le prendono. Quindi buona pratica dopo ogni infezione di malware è quella di cambiare le password. E poi se ci sono problemi o movimenti sospetti, ovviamente uno dovrà sentire la propria banca e parlare con loro, insomma. Ovviamente il computer non va riutilizzato per operazioni importanti finché non è stato ripulito. Infine passiamo ai RAT e ai vari movimenti laterali. RAT è un acronimo che sta per Remote Administration Trojan, cioè un Trojan per l'amministrazione dal remoto. Il Trojan è un tipo di malware, è un malware che viene, diciamo, eseguito sul computer tramite l'inganno dell'utente, come un cavallo di Troia. I RAT servono a permettere ad attori terzi, insomma ad altre persone, di controllare il vostro computer. Quindi dà modo ai criminali di decidere cosa avete di valore e poi fare la mossa successiva. Sono anche usati per infettare altri computer della rete. Ci sono tantissimi esempi di RAT, JRAT, che abbiamo visto qualche giorno fa, Quara, Luxtreak, Bocnanocore. Il motivo per cui ce ne sono tanti è perché fondamentalmente le vendono come servizi, in una pratica detta malware as a service. Qualcuno le sviluppa, lo vende come servizio, il criminale di turno lo compra, se lo usa e poi vedrà cosa farci di quei computer, delle informazioni nei computer. Lo scopo dei RAT quindi è molteplice, non è, diciamo è un malware generico. È fatto per avere la massima flessibilità per chi attacca. Spesso sono usati in attacchi un po' più sofisticati, ad esempio, negli attacchi ransomware, probabilmente si inizia installando un RAT, quindi che ti dà la possibilità di controllare, di avere un piede dentro la rete della tua vittima. Sono spesso in grado di spiare quello che viene scritto, che si trova sullo schermo, quindi fare screenshot, fare da keylogger. Ci sono anche capitati casi in cui i RAT fossero in grado di accedere alla telecamera e al microfono. Questo, ad esempio, a destra è un classico esempio di comandi che può supportare un RAT. Questi sono anche pochi perché i RAT più complessi hanno molte funzionalità. Questi sono, quando non sono attacchi mirati, sono diffusi come sempre tramite email. Questa è un'email di DHL. Ora le immagini qui non si vedono perché il mio client di default sono disabilitate. E questa era una classica mail DHL, quindi un tema di spedizione, ti è arrivato un pacco, lo devi sbloccare, eccetera, eccetera. E se uno lo esegue, si installa questo un malware, che in questo caso era un RAT. A volte i RAT sono anche in grado di spostarsi da un computer all'altro tramite tecniche che tendono a eludere, a sfruttare debolezze, diciamo, umane. Ad esempio, sostituiscono i file nelle cartelle condivise, qua a sinistra c'è un documento.docx, con script malevoli. Qua a destra è diventato documento.jse, cioè uno script
che magari lo apre il computer di un'altra un utente in un altro computer e si infetta anche quel computer. Questo è un modo, diciamo, semplice per spostarsi da un computer all'altro, altrimenti alcuni RAT addirittura provano credenziali di default o cercano di sfruttare vulnerabilità note nei sistemi operativi o nei servizi. Che effetti ha un RAT? Di solito non è facile prevederli perché si individuano a posteriori, cioè per esempio si scopre che c'è un ransomware o un infostealer in una macchina, facendo l'analisi si vede che è stato messo tramite un RAT. Quindi non è facile capire quali possono essere gli effetti di un RAT. Generalmente sono usati per spiare o per installare malware reiterativamente. Quindi uno magari scopre che c'è un malware, lo pulisce con un antivirus, però il RAT è ancora lì e lo reinstalla e così via. Come proteggersi da un RAT? Allora, i RAT generalmente, se sono attacchi mirati, sono fatti sfruttando vulnerabilità di servizi noti, quindi perché magari non sono aggiornati. Quindi tenere i computer e i server aggiornati aiuta molto. Avere antivirus aggiornati aiuta nei casi in cui vengono diffusi per email e uno provi ad aprirli. Un'altra buona pratica sarebbe quella di avere dei sistemi anti-intrusione, di rilevamento delle intrusioni, si chiamano IDS. Perché così uno si accorge, ad esempio, se c'è del traffico anomalo tra una macchina e un'altra, e a quel punto può andare a verificare come mai c'è stato questo traffico, e anche se non ha prevenuto l'infezione in primo luogo, però ha permesso di accorgersi che c'era questa infezione, altrimenti se ne sarebbe stata lì per chissà quanto tempo. Come si rimedia un'infezione? Sempre più o meno nel solito modo. Uno, vabbè, nel caso di RAT conviene scollegare il computer dalla rete, così sappiamo che non si diffonde. Potrebbe avere qualsiasi conseguenza, quindi quella macchina va sicuramente ripulita formattandola da zero. E poi bisogna cercare di fare un controllo per vedere se sono state raggiunte anche altre macchine, magari se uno ha un firewall, vedere se sono state fatte delle connessioni dalla macchina infetta verso altre. E così via. Non è un lavoro semplice, potrebbe essere anche un lavoro molto lungo, se uno non ha niente, log, firewall su cui appellarsi, può teoricamente dover controllare tutte le macchine della rete, il che ovviamente è molto oneroso. E oggi ce la facciamo in tempo anche a parlare di Android, che l'altra volta non ce l'ho fatta. Ci sono malware per Android. Diciamo subito che Android è perfettamente in grado di isolare le app, quindi generalmente l'installazione delle app non è un'operazione pericolosa su Android, neanche app da fonti non sicure, cioè non da Google Store, Google Play e così via. Perché Android ha un ottimo sistema di protezione e di isolamento delle app, se volete, siete interessati, c'è un nostro articolo al riguardo. Però la filosofia di Google, lo sviluppatore principale dietro Android, è stata sempre quella di dare l'ultima parola all'utente, e questo apre la possibilità di avere app ingannevoli. In particolar modo tutti i malware diffusi, quelli insomma non usati da attori governativi, per Android utilizzano quello che viene detto un servizio di accessibilità, cioè un'estensione di Android che è stata pensata per permettere, ad esempio, ad utenti non vedenti, non udenti, o simili, di avere funzionalità aggiuntive. E sfruttando questi servizi di accessibilità, i malware, vedremo, riescono a avere accesso a tantissime informazioni. Una nota tecnica: su iOS circolano meno malware, quasi nessuna campagna, cioè non abbiamo mai trovato fino ad ora nessuna campagna iOS. Ci sono vari motivi per questo, non è tanto che iOS è più sicuro, il motivo principale, vabbè, è che comunque è molto meno diffuso, e l'altro è perché, ad esempio, su iOS non puoi installare applicazioni che non siano da App Store, per andare su App Store c'è una quota di ingresso più alta, Apple ti comunque richiede la verifica dell'applicazione, si prendono fino a 3 settimane di verifica prima che tu la possa pubblicare, è molto più complicato sviluppare per iOS, tutto un ecosistema di Apple, insomma, quindi non è molto diffuso.
i malware. Ovviamente però iOS rimane un target molto usato nel caso di attacchi sofisticati, specie da attori più professionisti, perché c'è una serie, insomma, di una grande superficie di attacco per una questione di come è stato sviluppato. Un malware che ha avuto molta diffusione per Android è Flubot. Arrivava tramite un SMS come quello che vedete a sinistra: il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui. Quindi tipo un tema di spedizione, quindi fa molto presa perché chi di noi non aspetta un pacco quasi, quasi sempre. Se uno segue che la pagina si apre in questa finestra web, insomma, a tema di HL, sembra proprio una di HL, se cliccate sul pulsante rosso vi fa installare un'applicazione. Questa applicazione cosa fa? Cercherà di installare un servizio di accessibilità. Notiamo che Android lo dice chiaramente: cioè, vuoi consentire a UPS di avere il controllo totale del tuo dispositivo? Magari uno non se la legge, c'è un sacco di testo, che cosa significa? Non significa, voglio vedere dov'è il mio pacco, e dice consenti. Una volta che hai fatto questo, hai installato un servizio di accessibilità. Cioè, accessibilità, per sua natura, deve avere accesso a tutto ciò che è nello schermo del cellulare, perché magari ha bisogno di leggerlo a un utente non vedente. Deve poter simulare il tocco sullo schermo perché magari ha bisogno di aiutare un utente con problemi motori. Quindi di conseguenza è come se avesse dato il vostro cellulare in mano a qualcun altro. E quindi che cosa può fare un malware a questo punto? Praticamente quasi tutto. Flubot nello specifico rubava la rubrica, perché così si creava un database di numeri e persone e si poteva diffondere altri numeri. Rubava gli SMS, quindi poteva rubare i codici, insomma, di OTP, quelli che sono usati per la two-factor authentication, quel messaggio che vi arriva quando fate l'accesso ai servizi, e permetteva, questa è una cosa che fanno tanti malware, quando voi navigavate su determinate applicazioni, tipo di far partire una pagina web in tema, tipo aprivate Gmail, lui faceva partire una pagina web in cui c'era il logo di Gmail e vi chiedeva di inserire di nuovo le credenziali. Sembrava proprio reale, però in realtà quella era una pagina di phishing, in gergo vengono chiamati inject, e le credenziali poi venivano rubate. Ora con Android 12 questa cosa non dovrebbe essere più fattibile, però non ho ancora del tutto indagato. Poteva anche mandare SMS col vostro cellulare per diffondersi a altre persone. In generale il suo obiettivo era quello di ottenere informazioni sulla carta di credito. Che effetti hanno questo tipo di malware? Possono più o meno fare quello che vogliono una volta che avete dato il consenso, e di solito però sono usati questi per ottenere accesso ai servizi di home banking, quindi rubano i codici della banca e rubano, se riescono a farvi inserire il numero di carta di credito e tutte le informazioni. Come mi accorgo se il dispositivo è infetto? Siccome loro fanno finta di essere delle applicazioni lecite, come quella di HL, magari trovate l'icona di un'applicazione che è duplicata, perché avete quella vera e quella finta. Se provate a aprire questa applicazione finta, si chiude subito con un messaggio di errore generico, tipo non è stato possibile avviare il servizio. Se provate a disinstallarla, lui vi chiude in automatico, perché c'è accesso, può simulare il tocco, la pagina di disinstallazione, e quindi non riuscite a disinstallarlo. Oppure a volte lui deve modificarsi dei permessi, e quindi vedete aprire e chiudersi delle finestre di impostazioni così al volo. Com'è che ci si protegge? Vabbè, la regola è che mai, senza, non c'è nessun motivo di installare un servizio di accessibilità da un'applicazione che avete scaricato. Se ovviamente avete bisogno di un servizio di accessibilità, usate solo quelli che si trovano nello store di Google e che hanno un sacco di recensioni e sono lì da tanto tempo. Per ripulire un dispositivo infetto è in realtà molto semplice, perché Android le app sono proprio separate, però non banale, perché comunque non potete disinstallarlo con l'interfaccia del dispositivo, perché il malware, tutte le volte che provate ad aprirla, ve la chiude. Però un qualsiasi tecnico sviluppatore può farlo, ci sono strumenti usabili dal computer tipo ADB, Android Debug Bridge,
che serve per eseguire comandi in automatico su un dispositivo, tra cui anche la disinstallazione di app. Notare, giusto perché nei momenti di panico può succedere, non serve fare un factory reset, quindi non dovete perdere tutti i dati, non è un'operazione complessa o lunga, quindi se qualcuno vi dice è una cosa lunga e complessa, per farla serve questo, non è vero, è una cosa piuttosto veloce. Non è detto che, insomma, se uno si rivolge all'assistenza del proprio, insomma, proprio negozio dove ha comprato il cellulare o cose simili, che questi la sappiano risolvere, è più una cosa da sviluppatore. E infine alcuni consigli, fate sempre dei backup dei vostri dati, perché comunque sicuramente si sta che prima o poi servano. Se avete Office, disabilitate sempre le macro, tanto è raro che oggi servano le macro. Se dovessi ancora vi affidate le macro di Office, sarebbe utile cioè fare un piano per migrare a soluzioni alternative. Aggiornate gli antivirus, dovrebbero farlo da solo, però ogni tanto dateci un occhio, controllate che ci siano definizioni, aggiornate sia insomma oggi o ieri. Se c'è un allegato sospetto, aspettate aprirlo se possibile, se potete rimandare insomma di un giorno, un giorno e mezzo, perché così nel frattempo la community di cyber security si aggiorna, diffonde le firme, gli antivirus le recepiscono e quindi quella minaccia ha più probabilità di essere rilevata. Tenete aggiornati i sistemi, o meglio, fate un piano affinché questi possano essere aggiornati facilmente o automaticamente. Cercate in generale di essere sospetti e ricordatevi che comunque noi possiamo supportarvi per quello che possiamo nella prevenzione e in caso di incidente. Con questo ho concluso, questa è la mia ultima slide e qui siamo cominciati. C'è, volendo, una piccola parentesi sugli info stealer, se possono aiutare i password manager, possono aiutare contro i logger, però siamo oltre il tempo limite. In generale sì, se sono fatti bene i password manager ovviamente aiutano, però controllate insomma bene le funzionalità che hanno. Ok, chiudo qua. Ok, grazie Luca Lusini per la chiarezza, e anche per il rispetto dei tempi. Allora, ti chiederei di guardare le domande che sono state poste in chat, numerose, ci sono stati anche degli scambi, dei consigli, questo fa molto community, è molto bello perché comunque rende, diciamo, le persone anche aiutanti dei propri colleghi, quindi questo è molto bello. Quindi ti pregherei di guardare le domande nel box che vedi nella parte privata dello schermo, leggendo, ti prego di leggere anche il nome di chi ha fatto la domanda e l'intera domanda a favore di tutti. Ok, allora Armando Burgassi ci chiede: questo tipo di malware attacca Perfetto. solo sistemi Windows o anche sistemi Linux? Allora, in generale, questi tipi di malware che ho fatto vedere, InfoStealer attaccano principalmente sistemi Windows perché la maggior parte degli utenti ha sistemi Windows, quindi a parte gente tipo me o il collega, usiamo Linux, la maggior parte delle cose interessanti avviene su computer Windows. L'informazione interessante è contenuta su computer che hanno Windows. Ransomware generalmente attaccano tutti e due, perché comunque alcune infrastrutture colpite da ransomware partono da server che sono Linux. E Banking Trojan attaccano principalmente Windows di nuovo perché la maggior parte delle persone c'ha Windows, però in generale esistono malware anche per Linux. Sono un po' diversi, sono più tipo RAT, sono finalizzati all'accesso alla macchina, al mantenimento dell'accesso sulla macchina piuttosto che al furto di informazioni. Ok, poi Antonio K ci chiede: Agid ha testato o consiglia qualche password manager? Beh, no, non abbiamo testato nessun password manager, era un progetto che sarebbe stato interessante fare, vediamo magari se riusciamo a farlo in qualche modo. Io non ho consigli su password manager, ci sono tanti open, non so che
se faccio, ho paura che se faccio il nome di qualcuno poi sembra che sia migliore degli altri. In realtà no, secondo me se uno cerca su Google password manager open source già trova una serie di candidati perfettamente, insomma, validi, in grado di svolgere le loro funzioni. Gennaro Sicignano ci chiede: ma i password manager poi inseriscono in automatico la password all'atto dell'accesso? Ci può indicare qualche prodotto meglio se open source? Qui è uguale. Per esempio, un password manager famoso open source è Bitwarden. Non è l'unico, ce ne sono altri, è soltanto quello che mi è capitato di vedere di recente. Sì, loro comunque all'atto pratico inseriscono la password e infatti ci sono password manager che supportano il drag and drop, cioè il trascinamento della password, quello è il metodo più sicuro, insieme ai password manager che hanno plugin, per esempio per i browser. In quel caso la comunicazione browser password manager è sicura. Quelli che simulano la scrittura, quindi quello che viene chiamato inject, key injection, quelli non sono troppo sicuri perché sono a livello di sistema operativo dei veri e propri pressioni dei tasti e quindi vengono rilevati dagli logger. Aspetta il mio. Ok, Marcello Giarraffa ci chiede: domanda banale, ho circa 100 password memorizzate con Gmail e sincronizzate. È un rischio? Memorizzate con Gmail? Non so come si memorizza le password con Gmail. Generalmente se i malware le prendono dai browser, quando proprio è salvato come funzionalità dei browser. Se è salvato all'interno del servizio di Google, ora non so, insomma, se fosse proprio effettivamente Google a tenere traccia delle sue password, i malware per accedere dovrebbero accedere al suo account Gmail, quindi diciamo mi sembra ci potrebbe essere un livello di protezione in più, però non ho ben chiaro come funziona, insomma, questo salvataggio di password. Formatto il PC. Lucio De ci chiede: formato PC, ma se era in rete, se è in rete il computer bisogna guardare tanti opportuni apparati di rete, firewall principalmente, DS, che sono in grado di loggare le richieste di connessione da una macchina all'altra, se ci sono state richieste di connessioni anomale verso altre macchine. Se non si hanno questi strumenti, a seconda della tipologia di malware, il rischio che sia stato infettato di altre macchine c'è. Ovviamente. È sempre un rischio anche se uno sa qual è la tipologia e dice: ah, questo era un infostiller, non ha so che non si è diffuso in altri computer, è comunque una scommessa che uno fa. Qui ovviamente nella teoria uno vorrebbe che rianalizza tutte le macchine e se le ripulisce, ma nella pratica se uno ha tanti computer non si può fare questa cosa qua e bisogna un po' di stare alla bravura del tecnico, capire quali sono i rischi che si possono prendere e quali no. Quindi quali macchine dire queste sicuramente non sono state infettate, queste invece magari erano le macchine di confine vicino a questa e ho evidenza che sono state infettate. Passo all'altra domanda di Antonio Campo. Backup dei dati su più NAS protette sono indicati? Sì, cioè, ora io non sono un amministratore di sistema, quindi non posso garantire sulle best practice a riguardo. Sicuramente se l'ideale è che questi backup non siano sovrascrivibili, perché se un software qualsiasi da una macchina riesce a accedere a questi backup perché magari sono semplici cartelle condivise da tutti, per tutti, quello che fanno gli attori è che li cancellano, loro vedono quali sono le condivisioni in rete e le cancellano o cifrano anche quelli. Quindi l'ideale sarebbe che sì, come dice Alfredo Parisi, un backup immutabile, magari stratificato, quindi c'è il backup di ieri l'altro, la settimana prima, così nel caso l'ultimo backup venisse corrotto, comunque c'è anche quello prima. Maurizio Coppola invece chiede, sto cercando di capire la domanda, è un malware che effettua un attacco di tipo Man in the Middle, però. Non, cioè, se esiste un malware che effettua un attacco di tipo Man in the Middle, esistono malware che fanno attacchi Man in the Browser, cioè
cioè installano estensioni malevole nel browser e poi da lì modificano il contenuto della pagina, come ad esempio quando navigate sui siti del home banking. E i man in the middle oggi è difficile farle perché molto spesso si usa HTTPS, quindi per poter fare un man in the middle dovresti prima disabilitare HTTPS, per disabilitare HTTPS dovresti avere accesso alla macchina per installare un certificato apposito sul sistema in modo da fargli rilevare come fidate dei certificati non veri, e a quel punto se hai accesso al sistema forse non ha senso fare un attacco man in the middle. Però sicuramente i malware sono vari e possono esistere. Io fino ad ora non abbiamo trovati nessuno. Rosario Alagna dice: ricordate che fare backup non è sufficiente, vanno schedulati opportunamente, preferibilmente ridondanti, e cosa spesso ignorata, bisogna accertarsi che non siano corrotti, danneggiati o altro, impedendo l'inutilizzo per il ripristino. Esatto, e cosa da aggiungere, anche la procedura di ripristino deve essere testata e deve essere. Dobbiamo avere contezza della procedura di ripristino, perché una volta uno ha il backup non è proprio immediato ripristinare i dati. Quindi è bene anche partire, cioè sapere anche come ripristinarli. Antonio Campo dice: quanto è sicuro usare programmi open source come Ultra VCN per l'assistenza remota dei PC in azienda? Beh, in teoria non ci vedo niente di male quando questo è fatto volontariamente, cioè nel senso che se uno vuole usare un software tipo Ultra VCN o roba simile per fare assistenza, purché chi riceve assistenza e chi la fa sappia che cosa si fa, cioè quindi che l'utente che riceve assistenza non è ingannato, non è quindi una campagna malevola come succede ad esempio per le campagne. Ieri c'è stata una campagna di finto aggiornamento Dike, software per la firma, che utilizzava un software lecito di controllo remoto, però in quel caso ovviamente l'utente non era consapevole che stava installando un sistema di controllo, insomma, da remoto. Per il resto sono sicuri. Ora io non le conosco tantissimo perché è un po' che non le uso, però generalmente se sono da aziende reputabili, insomma, sono sicuri. Antonio Giglio chiede: nel Deep Web si possono acquistare kit che permettono anche ai non addetti ai lavori di rilanciare reti ransomware, eccetera. Sì, ci sono tante funzionalità, cioè questo è proprio un mercato vero e proprio, quello dei malware as a service, vengono venduti perché c'è gente che comunque è più interessata all'atto, diciamo, criminale in sé, di accedere alle informazioni di un computer perché magari conosce qualcuno a cui rivendere, a cui può interessare, e ci sono dall'altra parte gli sviluppatori che magari non hanno una rete criminale fisica dietro, per cui una volta che anche hanno accesso ai dati non saprebbero a chi rivenderla, però hanno le competenze per svilupparlo. Allora, queste due necessità, questi due mercati si incontrano con il malware as a service. Io sviluppo il malware e te lo usi, lo compri e lo usi. Maurizio Coppola chiede: per i RAT in alternativa all'IDS, in particolare per i PC in uso, in lavoro agile, quali strumenti utilizzare in aggiunta al firewall? Ma non saprei, dipende un po', la domanda è un po' complessa, mi prende un po' in contropiede. In generale, nella rete quindi dell'azienda, con un firewall e l'IDS mi sembrano strumenti necessari e anche sufficienti. Uno poi nei computer dei singoli utenti, se non antivirus aggiornato, fa un po' di corsi di formazione, di consapevolezza per insegnare agli utenti che più che altro a gestire le proprie emozioni, no? Perché spesso arrivano email in cui sono diffusi vari malware che utilizzano temi sensibili, tipo pagamenti, rimborsi, quindi a una persona può venire voglia di aprire l'allegato in ogni caso perché vuole vedere qual è il pagamento che deve fare con tanta urgenza o il rimborso che potrebbe perdere. Quindi fare formazione, usare antivirus nei computer singoli e poi nella rete avere un firewall e meglio ancora anche un IDS. Poi ci sono sicuramente strumenti adatti. Ora
i vari vendor probabilmente ne conoscono di più. Io non sono ferratissimo su questo argomento, insomma, però ci sono questi due strumenti, li reputerei necessari, un firewall e un IDS. In tutti questi casi, scusa, Antonio Campo chiede, in tutti questi casi i software per il monitoraggio, gli anti-malware, i DSH, devono essere commerciali per essere sicuri, no open source? No, 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 non è vero. Ad esempio il Windows Defender, che è quello che è fornito con un antivirus molto valido ed è gratis, è integrato con Windows, già disponibile. Quello che fanno gli antivirus, infatti, adesso oggi è fornire soluzioni anche per le aziende in modo più integrato, anche di gestione degli incidenti, perché comunque ora gli antivirus open source e gratuiti esistono. Andrea Bardin chiede: come ci si accorge di essere stati infettati? Sono sufficienti gli antivirus? Esistono servizi online che permettono la verifica e la pulizia di malware presenti? Allora, per accorgersi di essere infettati, non è facile, dipende dal tipo di malware. Ad esempio un info stealer non si rivela generalmente, mentre un ransomware lo si rivela facilmente perché il loro obiettivo è appunto quello di impedire l'accesso ai file. Quindi in generale uno se ne può accorgere perché se c'è la possibilità di monitorare il proprio traffico di rete vede, e sa cosa cercare, vede che ci sono comportamenti anomali. Un'altra possibilità è che se nella vostra casella email a un certo punto compaiono email inviate o vi arrivano risposte di gente che dice che gli avete inviato un'email, ma non è vero. Questo potrebbe significare che qualcuno ha avuto accesso alla vostra casella perché magari il vostro computer è stato infettato e vi hanno rubato la password. E riguardo servizi online per la verifica di se ci sono malware, no, perché i browser non hanno questi privilegi di farlo, quindi cioè, i browser isolano il sito web dal vostro computer e quindi non possono controllare. Esistono servizi per verificare se un documento è malevolo o un file è malevolo, si chiamano sandbox, ce ne sono tante, se cercate su Google le trovate. Il contro è che i documenti che caricate poi sono visibili da tutti. Maurizio Coppola chiede: ci illustri la tecnica degli strumenti per individuare un SMS fake appartenente inviato da un destinatario attendibile. Allora, come si fa a riconoscere un documento fake? Intanto un po' il contesto, ovviamente, quindi se non vi aspettate quell'SMS, quindi il pacco, il rimborso o cose simili, non cedere alla curiosità e dice io non aspetto nessun pacco, quindi lo ignoro. Se invece capita proprio nel momento, diciamo, sbagliato, uno deve guardare il link dove punta, se l'URL è vera o no. Quindi se può essere vero o no, e anche in modo attendibile, cioè in modo scrupoloso, perché a volte sono URL molto simili, potrebbero essere tipo amazon.it per fare esempio, e quindi uno deve riconoscere la N dalla M. Poi una volta che si è aperta quella pagina, un modo per vedere se la pagina è finta è cliccare su tutti gli altri link, tranne quello principale che vorrebbe che si fosse cliccato, che venisse cliccato, tipo su aiuti, contatti o chi siamo, queste cose qui. Spesso non funziona, o sono proprio immagini, quindi non sono neanche cliccabili, perché il sito è stato riprodotto ma in maniera minimale, quindi non è quello vero. Infine, se ovviamente vi fanno scaricare qualcosa, quindi un file di un'applicazione che in Android hanno estensione APK, o altri tipi di file, generalmente non è così che funziona con i servizi standard. Loro vi fanno una notifica e vi mandano a una pagina in cui uno poi trova le informazioni. Se siete ancora sospetti, semplicemente partite dal sito originale, cioè se vi arriva un messaggio di DHL e dice voi non siete sicuri e sia vero, partite dal sito di DHL, fate l'accesso alla vostra area riservata o mettete il vostro numero di tracking che è indicato lì e quello è il sito vero e se è vero vi darà le informazioni, se è falso vi dirà che guarda non c'è nessun pacco oppure vi dirà non stai aspettando niente. E Rosalba Castronuovo chiede: è opportuno installare antivirus esterni oltre quelli di Google? Che ne pensate di Kaspersky? Può essere utile? Mi prendi un po' in contropiede perché non pensavo neanche che Google avesse antivirus in realtà. Installare antivirus nei social ne basta uno, non c'è bisogno di installarne più di uno. Quello che c'è su Microsoft
funziona bene, però se volete servizio, anche servizi aggiuntivi, soluzioni commerciali esistono, uno valuta anche in base alle proprie esigenze, al budget e alla fine è una preferenza, perché comunque molti antivirus sono buoni. VirusTotal.com per esempio cioè, permette di vedere quando caricate un file, quali antivirus lo rilevano malevolo e quali no, quindi uno volendo può farsi un po' anche un'idea da quello. Maurizio Coppola chiede, su Android OS alcune app fondamentali, per esempio l'app anti-malware, richiede il servizio di accessibilità, senza il quale le funzionalità sono limitate. Come posso mantenere l'equilibrio tra sicurezza e funzionalità? E Android, le applicazioni fondamentali non dovrebbero richiedere l'accesso, non dovrebbero porsi come servizi di accessibilità. Forse l'anti-malware, che non ho mai usato, può darsi, però cioè quelle di base no, perché l'accessibilità serve per aiutare gli utenti con disabilità. Quindi quelle di default, a meno che voi non accedete, insomma, installate, abilitate il servizio di accessibilità, loro non lo richiedono. Quello antimalware non lo so se vuole fare indagini più approfondite, però si assicuri che sia una fonte reputabile, cioè una fonte, insomma, accreditata, perché generalmente non lo dovrebbero richiedere. Allora, ringrazio tantissimo Luca Lusini perché ha risposto in pochissimo tempo a tantissime domande e ovviamente le domande che stanno arrivando sono molte, molte di più, quindi le stiamo raccogliendo e se non ci sarà il tempo al termine del secondo intervento, provvederemo come la scorsa volta a caricarvi le risposte dei nostri esperti sulla pagina di Eventi PA dedicata al ciclo di eventi. Quindi siamo alle 15:31, direi di andare in pausa, una breve pausa caffè di 10 minuti e ci ritroviamo alle 15:41 per la seconda comunicazione di Vito Luca Torto. Ringrazio tantissimo Luca Rusini. A dopo. Grazie. Vi ricordo che il link al questionario di cui ho parlato prima vi è stato inviato nella mail di Remind a questo webinar. Quindi dovreste trovare un link in calce alla mail dove vi è indicato come compilare il questionario. Quindi se ritrovate quella mail dovreste trovare anche il link. Allora, chiedo a Vito Luca Torto se è pronto. Ok, allora Vito comincia a condividere lo schermo. Perfetto. Allora, Vito Luca Torto ci parlerà di tattiche, tecniche e procedure dei più famosi gruppi APT e Financial Threat Actor basati su Mitre e su Cyberkillzane. A te, Vito, buona comunicazione, a dopo per le domande. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. È un grande piacere essere qui. Mi presento brevemente, sono Vito Luca Torto, sono tra l'altro l'ultimo arrivato al CertAgid. E quello di cui oggi vi parlerò, è un mondo tanto affascinante quanto complesso, un mondo predominato da competenze tecniche e cyberattacchi, mossi principalmente da motivazioni che possono allinearsi ad interessi di alcuni stati sovrani. Che cosa vedremo oggi? Affronteremo insieme una brevissima introduzione su che cos'è la Cyber Threat Intelligence, parleremo della kill chain, chi sono questi cyber attori e vedremo anche tre tipi di attacchi che sono occorsi tra il 2020 e il 2021. Parliamo subito di threat intelligence. Allora, che cos'è? È una disciplina che consente di analizzare gli avversari, analizzandone sia le capacità, sia le motivazioni, sia gli obiettivi. È in qualche modo la cyber threat intelligence, in qualche modo, è una disciplina che analizza come gli avversari utilizzano il dominio cyber per espletare i loro obiettivi. Quando parliamo di intelligence, l'intelligence si fa con i dati principalmente, e il dato a tutti gli effetti
richiederti una porzione di informazione. Quindi parlare di intelligence significa collezionare, processare e analizzare i dati. Il ciclo di intelligence, se ci pensate, potrebbe essere applicato anche a ragionamenti estremamente semplici. Adesso magari vi faccio un esempio, così lo affrontiamo assieme. Si parte con il planning and direction. Planning and direction significa formulare un'ipotesi o l'analisi di un problema. Immaginiamo che io voglia sapere oggi la temperatura della mia città. Quindi, come posso fare per sapere questa temperatura? Dovrò iniziare a collezionare una serie di fonti e di informazioni. Da dove? Potrebbe essere magari dal mio telefono, dal mio vicino di casa o magari da una stazione meteorologica. Terminata la fase di collection, quindi dopo che abbiamo raggiunto una ragionevole certezza che quei dati siano corretti, passiamo alla fase di analisi e normalizzazione. La fase di normalizzazione è la fase dove andiamo a scremare i dati che non ci sono utili, mentre la fase di analisi è dove andiamo a dare valore a quei dati stessi. Quindi, dopo che abbiamo fatto un'analisi approfondita su questi dati, siamo pronti per produrre la nostra tesi. Siamo nella fase della production. Siamo pronti a dire qual è la nostra temperatura che abbiamo analizzato, quindi possiamo ragionevolmente certi che quella temperatura sia magari di 3 gradi fuori. Lo step successivo è appunto quello della dissemination. Dissemination, cioè, significa che io vado a dare la mia tesi ai miei stakeholders, ai soggetti interessati di questa analisi. L'aspetto fondamentale, l'ultimo step di questo ciclo è appunto il feedback, in quanto i soggetti che avranno ricevuto questa informazione dovranno dire se effettivamente la nostra tesi era corretta oppure no. Questo è l'esempio sulla temperatura. Se analizzate bene, è un processo che applichiamo veramente tutti i giorni e si può applicare anche per mappare gli attori cyber, delle minacce cyber. Le abbiamo ripartite su 5 gruppi, 5 macrogruppi. Partiamo dagli script kiddle, sono delle persone o gruppi che in realtà non hanno grandissime competenze tecniche, ma si occupano e si. E utilizzano degli script, dei tool o dei software sviluppati da altri per compiere degli attacchi. L'unico loro obiettivo è quello di ottenere un prestigio, magari vantarsi su dei forum o anche tra vari altri gruppi. Passiamo poi agli attivisti. Gli attivisti hanno un grado di competenza leggermente maggiore, solitamente possono essere universitari o professionisti IT già, e hanno come loro obiettivi quello di un cambiamento sociale. Promuovere dei programmi politici o anche effettuare attività di terrorismo. Abbiamo il terzo gruppo, è un gruppo in realtà ibrido, parliamo degli insider, sono persone che possono essere con grandissime competenze tecniche o anche non avere competenze, e in questo caso sono mossi principalmente da problemi personali, problemi economici, problemi di lavoro o possono magari essere sotto minaccia. Gli ultimi due gruppi, parliamo del crimine organizzato. Sono strutture, sono gruppi ben definite, sono ben foraggiate e hanno come unico obiettivo quello di guadagnare denaro. Quindi quello che ha detto prima il collega Lusini, cercare in tutti i modi di ottenere rapidamente un guadagno. Passiamo infine all'ultimo gruppo, che sono l'ultima categoria, che sono gli Advanced Persistent Threats, quello di cui oggi parleremo, che sono dei gruppi che molte volte sono di matrice statale e si occupano principalmente di spionaggio, di effettuare cyberoffensive, quindi parliamo di guerra cibernetica e anche attività di sabotaggio. Advanced Persistent Threats si può riassumere con una sigla, è APT, e sono un insieme di queste tre parole. Advanced, cioè è un gruppo o un insieme di persone che sono dotate di grandissime competenze tecniche, anche risorse tecnologiche e economiche, quindi parliamo di un gruppo ben foraggiato. Persistent, perché in questo caso rispetto ai gruppi criminali non c'è una mentalità ad ottenere un rapido guadagno, un rapido
più accesso, ma in realtà è un approccio persistente, cioè si cerca di rimanere quanto più latenti possibili per cercare di capire quante più informazioni. Appunto, la persistenza è un fattore chiave di questi gruppi. E poi parliamo di threats. Threats, appunto, è una minaccia perché comunque sono gruppi che sono dotati di volontà, una visione strategica, hanno un approccio metodologico e anche scientifico. Non parliamo di gruppi precedenti, ma sono veramente un ecosistema a parte. Parlare di APT e quindi adesso vediamo come si muovono questi APT e quale metodologia hanno. È una metodologia ben definita, scientifica a tutti gli effetti, e si parte da una definizione del target. L'attore, l'APT, tende a definire il suo target a priori, quindi deciderà di vuole attaccare una determinata organizzazione, una determinata infrastruttura, si metterà a tavolino e inizierà a studiarne tutti i vari step. Si passa subito a ricercare possibili complici o alleati che possano dargli una mano nelle varie fasi dell'organizzazione dell'attacco. Proprio perché parliamo di gruppi APT, parliamo quindi di organizzazioni con più layer. Successivamente passiamo alla fase di build o acquire tools, quindi ci troviamo nella fase dove i gruppi, gli sviluppatori di questi APT iniziano a comprare, analizzare o sviluppare dei tool, software o script in grado di poter essere usati nell'offensiva. Nel quarto step parliamo invece di ricercare target infrastrutturali o dipendenti. Cosa significa in questo caso? In questo caso l'APT fa un'analisi e fa una scrematura su dove attaccare, dove dovrà essere il primo punto di impatto. Se colpire un'infrastruttura, quindi magari un server esposto, o magari colpire un dipendente insoddisfatto. Il test for detection dimostra a chiare lettere come questi APT abbiano un approccio metodologico. Infatti, loro nei loro laboratori testano i tool, i script, i software che hanno creato o acquistato per vedere se questi sono riconosciuti dai vari sistemi di difesa. Se questi non vengono riconosciuti, allora passano allo step successivo, che è quello del deployment, o vengono appunto inseriti questi tool e vengono armati, tra virgolette, e pronti per essere utilizzati. Nella fase di initial intrusion, è la fase iniziale dove l'attacco, per la prima volta si palesa sull'organizzazione target. È lì dove l'APT sferra la sua prima offensiva ed è lì che saprà se l'intrusione è andata a buon fine oppure no. Se è andata a buon fine, verrà stabilita un'outbound connection. Parliamo di comunicazioni bidirezionali tra un'infrastruttura attaccante ed infrastruttura vittima. Se invece questa connessione non c'è, l'attacco probabilmente non sarà andato a buon fine. Ipotizzando che l'attacco in questo caso sia andato a buon fine, lo step ancora successivo sarà quello di iniziare a mappare ed espandersi a macchia d'olio all'interno dell'organizzazione. Come potrà fare questo? Utilizzando magari exploit, sfruttando vulnerabilità, o anche carpendo credenziali in giro per la rete. Siamo nelle fasi finali dove alla fine, dopo aver ottenuto l'accesso a una serie di macchine, l'APT per sua natura dovrà cercare di essere quanto più persistente possibile. Quindi cosa dovrà fare? Dovrà infettare quante più macchine possibile per avere più punti di ingresso, in modo tale che se una macchina viene scoperta e viene bonificata, le altre N macchine magari resteranno ancora infette. La parte finale parla appunto di esfiltrare dati, quindi gli APT alla fine sono quasi sempre mossi da interessi di spionaggio, quindi vanno a rubare tutti quei dati sensibili, brevetti o informazioni che possono essere utili in step successivi. Il cover track e remain undetected sta ad indicare proprio che l'APT dovrà restare quanto più possibile silente e agire anche su lunghi periodi. Quando parliamo di lunghi periodi, sono periodi totalmente diversi rispetto a quelli che possono essere dalle normali infezioni del cybercrime. Il dwell time è una metrica che è stata inventata e in grado di riassumere le competenze che gli attori malevoli, ma anche i sistemi di difesa, possono essere valutate in questo modo.
Il dwell time in questo caso che cos'è? Esprime il numero di giorni che intercorrono tra l'iniziale compromissione dell'attaccante e il momento in cui l'organizzazione target ha scoperto l'intrusione. Questa è l'ultima statistica che è stata rilasciata. Nel 2020 questo dato è aggiornato a 24 giorni. Il dato 24 è una media tra altri due valori che sono le notifiche esterne, quindi sono tutte quelle segnalazioni di possibile hackeraggio che vengono dall'esterno, e le detection, quindi i monitoraggi che sono stati fatti all'interno. È carino anche notare che nel 2019 questo numero era 56 giorni. Un altro aspetto particolare è fare una comparazione tra l'animo predatorio del cybercrime e quello invece più silente del mondo APT. Vedete come nel mondo cybercrime un'azienda o comunque in generale un'organizzazione in 5 giorni si accorge di essere stata colpita, mentre per il mondo non cybercrime questo tempo si allunga fino a 45 giorni, che sono veramente tanti. Gli obiettivi degli APT rispetto al mondo cybercrime, che tende a colpire principalmente piccole aziende e imprese con l'obiettivo finale sempre quello di monetizzare, l'obiettivo degli APT è quello di colpire governi, istituzioni, pubbliche amministrazioni, sistemi di difesa, centrali elettriche, aziende farmaceutiche, ospedali e altro ancora. Sono tutti settori che, se ci pensate, sono assolutamente critici per gli stati e in qualche modo forniscono un servizio che si può ritenere essenziale per i cittadini. Adesso, dopo aver fatto una panoramica sulla metodologia, chi sono gli APT, vi faccio vedere, vi racconto un attimo che cos'è la Cyber Kill Chain. La Cyber Kill Chain è utilizzata anche nel mondo militare e è stata riapplicata al contesto cyber da un'azienda di difesa americana ed è a tutti gli effetti un modello che permette di identificare con chiarezza i vari passaggi che sono necessari per l'esecuzione di un attacco. Sono 7 passaggi e la particolarità nell'analizzare questa cyber kill chain è che se un'azienda riesce a rispecchiare, riconoscere in quale fase si trova, può provare a mitigare l'attacco cercando di spezzare la chain, quindi la catena. Parliamo del primo step, della ricognizione, la perlustrazione. È la prima fase che un attaccante compie ed è quando appunto vediamo che qualcuno sta facendo ricerche su di noi, sulla nostra azienda, sulla nostra organizzazione. È una fase che può essere attiva o passiva, in generale è una fase totalmente di ricognizione, quindi non ci sono attacchi in questo caso. Passiamo alla fase di weaponization, quindi dopo aver preso una serie di informazioni sull'infrastruttura, sui dipendenti, su qualsiasi relazione che ci possa essere con la nostra azienda, passiamo alla fase di weaponization, che è dove gli attaccanti vanno a costruire e forgiare i tool, gli script e i software. Vanno appunto nella fase di weaponization, prevede di interpretare le informazioni ricevute precedentemente proprio per adeguare questi futuri attacchi. La fase di delivery, siamo nella terza, è la fase dove l'arma, la cyberarma, viene inviata all'organizzazione target. E in questo momento è nella fase 3 che l'organizzazione target entra in contatto con l'attacco. È proprio il primo vettore, l'inizio di tutto. Il delivery solitamente può avvenire, come abbiamo visto anche prima, con via email, può avvenire anche via SMS, può esserci un contatto via social o anche un contatto fisico, quindi magari una chiavetta USB. La fase successiva è la fase di exploitation, è la fase dove il dipendente, l'azienda in generale, clicca o esegue un malware, esegue un attacco magari per non cura, e quindi dà via all'infezione. L'exploitation segue subito la fase di installation, cioè di installazione del malware, dove appunto il malware cerca in tutti i modi di rimanere persistente, cioè di aggrapparsi al sistema per cercare di restare quanto più a lungo tempo possibile. La persistenza vedremo dopo che cos'è.
a tutti gli effetti è un sistema, un meccanismo che permette a questo software malevolo di rimanere installato anche in caso di azioni mitigatrici da parte delle organizzazioni target. Il command and control, siamo nella fase 6, è la fase in cui, come abbiamo visto prima, c'è una comunicazione bidirezionale, quindi dove l'attaccante comanda la vittima e quindi impartisce una serie di ordini per poter poi espletare tutta una serie di obiettivi. Nell'ultimo step, quando la kill chain è conclusa, vediamo come a posteriori vediamo come l'attaccante delinei i suoi interessi e faccia emergere quali sono in realtà gli obiettivi. Insieme alla kill chain è stato rilasciato nel 2013 una matrice. Questa matrice si chiama Mitre o Maitre, che si chiama Maitre Attack. Maitre è la società che l'ha rilasciata, Attack è invece una sigla, un altro acronimo che sta ad indicare Adversarial Tactical Technique and Command Knowledge. Che cos'è? È un insieme di tecniche, tattiche, procedure offensive che vengono appunto raccolte in una serie di macrocategorie che si basano sulla kill chain che abbiamo visto prima, dove appunto questa matrice serve a mappare le attività che gli attori compiono su un target. A cosa serve? Serve principalmente per due motivi. Il primo, per profilare gli attaccanti. Molti attaccanti tendono ad utilizzare un comportamento comune, una behavioral comune, mentre la seconda utilità è quella di poter fare awareness, quindi cercare di risolvere dei problemi che emergono in questa matrice. Questi, ricordatevi, sono tutti attacchi che è possibile vedere e consultare ed è possibile anche applicare un contesto di mitigazione successivamente. Abbiamo più o meno adesso chiara una panoramica su chi sono gli APT, cosa fanno, ma in realtà dobbiamo dare anche una definizione di da dove vengono, da chi dipendono. In questa relazione vi porto tre esempi. Il primo esempio è la Federazione Russa. La Federazione Russa ha al suo interno quattro servizi di intelligence: l'FSO, FSB, SVR e GRU. Se ci fate caso, tre di questi quattro gruppi hanno sotto di loro tre gruppi APT, che sono quelli che vedete in rosso: Turla, APT 29 e 28. Giusto per chiarezza, l'FSB si occupa di spionaggio, controspionaggio, controterrorismo e altre attività similari, e ha come al di sotto il gruppo Turla. L'SVR, che è il servizio di intelligence della Federazione Russa che si occupa delle operazioni estere, ha al suo interno un gruppo APT chiamato APT 29, che secondo sempre report di intelligence si occupa delle offensive verso l'estero, e il GRU, che è il Main Intelligence, si occupa di tutte le attività di intelligence. È il gruppo più grande dell'intelligence russo e al suo interno l'APT-28. La Cina, invece, vedete la struttura gerarchica, quindi questo organigramma, è molto, molto facile riscontrare la unit nel Second Bureau. Unit 61398 è un gruppo, è un ufficio famoso che si occupa di cyber offensive. La Nordcorea, invece, è molto curiosa come struttura, perché potete osservare come c'è un intero bureau, che è il 121, che si occupa di cyber operazioni. Questo bureau è nato nel 98 e dal 98 compie cyber operazioni verso vari altri stati esteri e dalle motivazioni più varie. Vediamo adesso brevemente tre cyber offensive molto interessanti, e così vediamo anche come si muovono questi APT. Vedremo il gruppo Novellium, che sembra essere un sottogruppo dell'APT-29 ed è appartenente all'SVR, quindi Servizio di Intelligence Estero della Federazione Russa. Sharpanda, che invece non è stato ancora attribuito in maniera ufficiale al gruppo, ad una nazione. Però si pensa sia di origine cinese e segue gli interessi geopolitici della Cina. E poi abbiamo il gruppo Lazarus, invece, che è un gruppo che appartiene al Bureau 121, quel gruppone che abbiamo visto prima.
L'Apitinobellium si è reso autore dal 2019 al 2021, quindi guardate, nell'arco di 2 anni di un attacco su oltre 3.000 account su più di 150 organizzazioni. Lo scopo è stato lo spionaggio e ha targetizzato una serie di aziende tipo ONG, think tank, forze militari, provider IT e altro ancora. È stato scoperto da Microsoft. Cerchiamo di vedere gli attacchi e li riportiamo sulla matrice Mitre. È un ottimo esercizio per poter capire anche come si muovono questi APT. Vediamo come il gruppo APT Nobelium ha fatto la sua prima ricognizione in modo del tutto creativo. Ha inviato una serie di mail vuote, assolutamente vuote, con un allegato HTML. Una volta visitato questo allegato HTML, veniva registrato soltanto l'indirizzo IP e mandato all'infrastruttura attaccante. Niente di più. Dopo aver raccolto quindi tutti gli indirizzi IP che in qualche modo hanno aperto questo allegato vuoto, quindi hanno fatto una mappatura di chi è più propenso ad aprire e quindi chi è più vulnerabile, scusate, sono stati fatti diversi tentativi ed esperimenti sulla parte di weaponization. È stato costruito un malware in formato ISO, inserito direttamente nel file HTML. È stato fatto un redirect del file HTML verso un file ISO che contiene a sua volta un RTF con all'interno una DLL, quindi un multistadio molto complesso. È stato provato anche ad utilizzare una URL, quindi un link che punta ad un sito web indipendente che falsificava le organizzazioni mirate da dove poi è stato distribuito l'ISO, che è questo malware, e infine quest'ultima tecnica, cioè un file HTML contenente un JavaScript in grado di scaricare un file ISO. Ho selezionato in rosso quella che alla fine è stata quella che è stata utilizzata maggiormente. Il delivery, quindi nella fase di invio dell'arma, sono state usate due tecniche. La prima, un'email di spear phishing con un allegato HTML che poi puntava ad un link con l'allegato ISO, oppure semplicemente un'email di spear phishing direttamente con un allegato al file, con un link al file ISO. Lì sotto vedete le due URL che sono i due link che sono stati usati, e qui sulla destra invece potete osservare l'email che è stata inviata. E magari per chi non ha mai visto questa tipologia di comunicazione, questa è un'email ben fatta, ben costruita. La parte di exploitation è quando il dipendente o comunque i target hanno cliccato e hanno aperto quel file ISO. Il file ISO si presenta con al suo interno tre file: una DLL, documents.dll, un file PDF che è assolutamente innocuo, non c'era assolutamente nulla, e un reports, quella cartellina lì che in realtà non è una cartella, ma è un link che invoca la DLL che vedete sempre in quel path. La DLL è il malware vero e proprio, si chiama Cobra Strike Beacon ed è un tool offensive che vi faccio vedere adesso. È un tool offensive che viene utilizzato per mantenere la persistenza sulla macchina e serve a comandare da remoto questa macchina per poter fare tutta una serie di operazioni. Se ci fate caso, nel menu, se si vede, c'è la possibilità di osservare il desktop, quindi fare una sessione di VNC, fare file browsing o fare anche port scan. L'obiettivo di questa cyber operazione è quello di continuare a fare movimenti laterali all'interno dell'organizzazione target, fare data exfiltration e fare delivery di nuove malware, quindi inoculare all'interno dei sistemi altri malware. Quello che vi dicevo prima, la matrice Mitre può essere usata appunto per sfleggare le varie tecniche e osservarle graficamente, per poi magari compararle con altri attori. In questo caso è una matrice abbastanza vuota perché di per sé l'attacco non è stato tanto complesso, è un attacco molto semplice con pochi stadi.
La seconda offensiva che vi faccio vedere è legata a Sharpanda e, come vi dicevo prima, non è ancora legato al governo cinese, ma segue gli interessi geopolitici della Repubblica Cinese. I target sono i governi del sud-est asiatico, è stato scoperto da un noto vendor, e il periodo di attacco, anche in questo caso, parliamo di 3 anni. Lo scopo, idem come quello di prima, spionaggio. Può capitare che durante una fase di analisi, soprattutto post-mortem, quindi quando l'incidente è già terminato, non si abbiano tutti i dettagli per poter compilare una cyber kill chain. In questo caso non si hanno informazioni su come sia stata fatta la ricognizione. Si ha invece evidenza di quali tecniche siano state usate per fare la weaponization, quindi costruire il cyber ma il malware. Scusate. Abbiamo ad esempio un documento Word in grado di scaricare un template file, RTF. Abbiamo un documento Word in grado di sfruttare una vulnerabilità famosa, chiamata Equation Editor. Oppure ci sono stati anche casi di multi-stage attack. Vi ho selezionato in questo caso le due che sono state maggiormente utilizzate. È molto interessante questa campagna perché fa vedere come c'è una fase di studio dietro. In questo caso sono state inviate delle mail di phishing, di spear phishing, indirizzate verso i dipendenti del governo del sud-est asiatico. Questo è un allegato doc e all'interno dell'allegato doc ci sono appunto quell'exploit che abbiamo visto prima. Il contenuto dell'email è un contenuto lecito. E sembrava provenire da altri enti governativi. E vi posso garantire anche in questo caso che sono documenti ufficiali, quindi sono stati utilizzati dei documenti ufficiali, magari trafugati in precedenti campagne. La parte di exploitation è una parte importante, anche in questo caso, e non andiamo tanto nello specifico, l'esecuzione del malware scatena una serie di stage. La parte più interessante è che qualora avviato il malware, l'attaccante riceveva una serie di informazioni sulla vittima. Se la vittima era di loro interesse, allora gli stadi proseguivano. Se invece la vittima non era di interesse per l'attaccante, l'infezione terminava. Vi faccio vedere invece la parte di installation, una parte importante che è una delle tecniche solite, che è quella di schedulare un processo, un task, scusatemi, schedulare un task all'interno di Windows. In questo caso è stato chiamato con un nome fuorviante che è Windows Update. Questa task non faceva altro che eseguire un eseguibile run DLL32 che appunto esegue una funzione, la DLL malevola. Vi faccio vedere anche come si svolge il command and control, cioè quali informazioni si scambiano. In questo caso, la particolarità di questo attacco, quindi è già leggermente più complesso rispetto al primo, è quello che sono coinvolti due command and control, due infrastrutture server diverse, dove nella prima vengono inviate solo una serie di informazioni di contorno, come il nome host, il nome e la versione del sistema operativo, che se è 3264. E altre informazioni, per esempio, sull'antivirus. Dopodiché, se appunto queste informazioni erano di interesse per il gruppo APT, si procedeva al secondo stadio dove veniva contattato un secondo command and control in grado di scaricare poi in memoria la backdoor, quella ufficiale, quella finale. Qui c'è la lista di tutte le operazioni che era possibile fare con questa backdoor. Quindi parliamo di una gestione completa del PC da remoto, tra cui al anche altre informazioni, come per esempio ottenere le tabelle TCP UDP e altro. Quindi riportando queste informazioni sulla matrice Mitre, vediamo come sia molto più colorata e significa che sono state utilizzate più tecniche, quindi è un gruppo più sofisticato, in questo caso è stato utilizzato più studio e più metodologia dietro questo attacco. Vi faccio vedere l'ultimo attacco invece svolto da l'APT Lazarus.
gruppo nordcoreano, come target soltanto società di difesa. È stato scoperto da Kaspersky o Kaspersky. Il periodo dell'attacco è stato il 2020, quindi un intero anno. Lo scopo, anche questa volta, spionaggio. La ricognizione, quindi sì, la ricognizione di questo attacco è partita dal raccogliere informazioni mirate nei confronti delle aziende target, però in questo caso da fonti pubbliche, quindi è stata fatta una raccolta passiva. Mentre per quanto riguarda la weaponization, è stato utilizzato un allegato Word semplicissimo contenente una macro, una di quelle macro che vi ha fatto vedere prima il mio collega, in grado di scaricare degli stage successivi. Molto semplice, quindi i primi due step non ci sono, non c'è nulla di complicato. La parte molto interessante e in alcuni tratti anche divertente è che sono state inviate una serie di mail di spear phishing a tema di infezione Covid-19. Sempre all'interno di questo allegato doc era presente una serie, un post online di una clinica sanitaria, c'era stato copiato un post di una clinica sanitaria e incollato all'interno di questo documento, quindi un'informazione senza contesto. La particolarità risiede soprattutto nell'email, perché l'email sembrava provenire da uno dei centri medici legati alle aziende target, quindi un po' come se il vostro medico del lavoro vi avesse inviato un'email di questa tipologia qui. La curiosità è che in questo caso c'è stata una lacuna nella metodologia del gruppo APT, è che il gruppo si è reso conto, dopo aver lanciato l'offensiva, che non stava ottenendo i risultati desiderati. Ha scoperto solo a posteriori che una di queste aziende target aveva diverse versioni di Office, quindi dovevano cercare di convincere gli utenti a cliccare su queste email e abilitare delle macro all'interno del documento. Come hanno fatto? Hanno creato due tutorial, quindi un set di istruzioni inviate via mail dicendo: guardate, dovete cliccare questo per aprire il link, per aprire il documento e vedere il contenuto. La parte di exploitation non entro tanto nello specifico, l'obiettivo finale era quello di scaricare un'altra backdoor in memoria chiamata Thread Needle, e anche in questo caso è stata utilizzata la tecnica del link, quel link che abbiamo visto prima, e invocato tramite RANDLL32, e la persistenza, questo magari è un po' più interessante, che potete verificare anche voi, solitamente vengono inserite in questi due path, Start Menu Program Startup, che sono appunto delle due cartelle del sistema di Windows per eseguire in automatico l'avvio dei script tool software. Il command and control è molto particolare. Il command and control, quindi la comunicazione bidirezionale che c'è stata con gli attaccanti, ha visto l'utilizzo di addirittura tre tecniche. La prima, un SSH tunnel, quindi immaginatelo come se fosse un tunnel cifrato nel quale far passare tutto il traffico. La cosa particolare è che questo software è un software custom, quindi creato da loro, creato dagli sviluppatori del gruppo APT, ed è cifrato in XOR con la chiave D, una semplice chiave D. L'esfiltrazione dei dati è avvenuta su due meccanismi, sempre passando attraverso quel tunnel SSH, quindi un tunnel cifrato. Hanno provato a esportare, a rubare file e documenti tramite il tool lecito PuTTY PSCP e anche tramite richieste HTTP POST su un'altra infrastruttura di loro controllo. L'obiettivo finale, come potete ben capire, era quello di rubare furto di dati, documenti sensibili, brevetti, parliamo di società di difesa, quindi fare spionaggio e anche in questo caso fare victim profiling, movimenti laterali e impiantare nuovi malware successivamente. L'ultima matrice che vi faccio vedere è una matrice ben più colorata, ben più complessa, tantissime tecniche utilizzate, soprattutto nella fase di exploitation e successive, e questo denota una grandissima competenza tecnica, un grandissimo livello di conoscenza dell'ambiente anche attaccato.
Vi lascio, cerco di chiudere questa presentazione con un take home messages. Innanzitutto è importante per tutti voi che ascoltate cercare di utilizzare una strategia per mettere in sicurezza la vostra infrastruttura, che siano cybercriminali o che siano il mondo degli APT, sicuramente più raro nel secondo caso, è sempre importante avere una strategia, quindi seguire un filone comune per poter raggiungere degli obiettivi, cioè quello di mettere in sicurezza. Seguire sempre delle linee guida, è inutile dirvi le linee guida AGID possono essere un ottimo inizio. Ma anche provare a esercitarsi ad osservare due matrici che sono quella attack che vi ho fatto vedere prima, ma anche quella defend, che è una matrice che in qualche modo viene utilizzata per implementare dei ulteriori controlli. Poi per chi volesse la possiamo condividere. Questa matrice Defend è in collaborazione con l'NSA ed è stata utilizzata proprio per mettere in sicurezza le infrastrutture critiche degli Stati Uniti o anche magari altri enti autorevoli come il NIST. È anche importante, secondo me, mettere in discussione sempre quello che si fa, nel senso che è sbagliato dire si fa sempre così, è giusto farlo così, ma quando prima di cliccare su un allegato, prima di aprire un link, pensateci sempre perché alla fine l'obiettivo finale è quello di prendersi cura della nostra vita, sia digitale che anche quella dell'identità. Quindi cerchiamo di tutelarla anche perché ormai tutti i servizi sono online. Il CertAgid vi può dare una mano su questo. Se pensate che un allegato sia malevolo, un link, un SMS, lettere no. Se pensate possa essere malevolo, mandatecelo a malware@certagid.gov.it. Un altro aspetto fondamentale è quello di non nascondere qualora abbiate compiuto un errore, ma avvisate subito il vostro ufficio informatico perché, come avete visto, con quella metrica, il dwell time, è di fondamentale importanza sapere prendere tempestivamente l'incidente. E poi, vabbè, la massima è quella che comunque dobbiamo aggiornarci tutti quanti noi, proprio perché siamo noi gli esseri più vulnerabili. E vi faccio vedere per chiudere una delle ultime ricerche che abbiamo fatto sulla pubblica amministrazione, è molto interessante. Abbiamo provato a ottenere una serie di informazioni sul perimetro della pubblica amministrazione, volevamo sapere quante macchine della pubblica amministrazione fossero vulnerabili. Quindi siamo partiti dall'indice IPA, che contiene all'incirca 22.000 domini, e abbiamo estratto con metodologie OSINT altri sottodomini, siamo arrivati a 400.000, e di questi 400.000, facendo una risoluzione DNS, abbiamo ottenuto 62-63.000 IP univoci che abbiamo sottoposto ricercato in un motore di ricerca, Shodan. È un motore di ricerca che raccoglie una serie di informazioni, come ad esempio, fan whois del dominio, o co su cosa c'è sopra il server, Nintendo, o un insieme di porte aperte, i leader dei servizi che sono esposti e anche le vulnerabilità che probabilmente quel server possiede. Quando dico probabilmente perché Shodan interpreta le versioni dei sistemi che compaiono nei leader e fa una comparazione con le vulnerabilità pubblicate. E che cosa è emerso? È emerso un dato sicuramente interessante, un sicuramente punto di riflessione. Sono emerse oltre 500.000 vulnerabilità che affliggono i sistemi della pubblica amministrazione. Abbiamo provato a ripartirle su due analisi, un'analisi qualitativa, e quantitativa. In quella qualitativa, abbiamo preso tutte queste 500.000 analisi e le abbiamo ripartite semplicemente per, livello di gravità. E livello di gravità è un livello, ci siamo basati su uno standard che è il CVSS e abbiamo visto che la maggior parte delle vulnerabilità sono di tipo medium, però con un inquietante 17% di medium e critical. Per quanto riguarda invece l'analisi qualitativa, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutti i server, per ogni singolo server, la vulnerabilità più grave. È emerso questo grafico a torta dove vediamo che il 79% degli IP che abbiamo scansionato di quei 63.000 non avevano vulnerabilità, secondo Shodan sempre.
Però abbiamo visto che il 21% invece era vulnerabile o è ancora vulnerabile, e di cui il 18% di vulnerabilità critiche o hiked, quindi che sono vulnerabilità che sono più facilmente sfruttabili da attaccanti. L'ultimo grafico che vi faccio vedere è la ripartizione delle vulnerabilità per criticità, e si può osservare come i tre servizi più vulnerabili e che sono maggiormente critici sono Microsoft FTP Server, IIS, quindi Microsoft IIS e Apache Server. E come ultimo grafico vi faccio vedere invece l'età della vulnerabilità. Questo è un po' più triste, vedere come ci sono ancora vulnerabilità del 2008, del 2010 e del 2012. E questo sta ad indicare purtroppo che la pubblica amministrazione ha ancora tanto software obsoleto e che facendo inferenza è possibile immaginare che ci sia ancora una mancata pianificazione degli aggiornamenti. Chiudo ringraziandovi e dicendovi che il CertAgid ha realizzato questo progetto che permette alle vostre pubbliche amministrazioni di accedere agli IOC, che sono questi indicatori di compromissione che noi giornalmente produciamo e analizziamo, e derivano da malware e phishing. A cosa servono? Servono per poter essere inseriti all'interno dei vostri sistemi di protezione o anche all'interno dei vostri browser per poter proteggere il vostro perimetro. È sicuramente un meccanismo in più. Come aderire? Vi abbiamo lasciato il link in basso, è possibile scaricare e compilare il modulo, e è importante che chi compili il modulo sia il riferimento di una persona tecnica e massimo 20 indirizzi IP da abilitare. E il modulo lo potete inviare a info@certagid.gov.it. Qui trovate i nostri contatti utili, social, Twitter, web, e di nuovo un invito a, se avete malware o phishing, inviateli a malware@certagid.gov.it, perché fate un servizio a tutta la pubblica Allora, amministrazione. grazie, Grazie a grazie mille tutti. a Vito Luca Torto, a cui chiedo di... Abbiamo pochissimi minuti, non ho voluto interromperlo anche perché mi sembrava dai commenti che fosse una relazione abbastanza, diciamo, interessante per i nostri partecipanti. Abbiamo solo pochi minuti, però volevo chiedere a Vito se può rispondere solo alle prime domande, rimandando ovviamente la risposta scritta che pubblicheremo sulla pagina di Eventi PA. Quindi, Vito, nel riquadro, se puoi rispondere a qualche domanda, te ne sarei grata. Ok, allora Cristiana Russo ci chiede, buonasera, chiedevo quanto fossero sicuri il salvataggio delle password con l'account Google e dei dati su un cloud come quello di Portal Office OneDrive. Allora, è un po' il discorso che ha fatto anche prima il collega Lusini, nel senso che non è safe, non è sicuro perché ci sono malware in grado di estrarre queste informazioni. E il modo migliore in questo momento è quello di poter conservare le password in un posto sicuro che è quello del vostro PC. Il vostro PC naturalmente non in un notepad con scritto password o neanche su un post-it, ecco, quindi utilizzare un password manager potrebbe essere un buon inizio, oltre tutte le considerazioni fatte precedentemente da Luca. E Gennaro Siciniano ci chiede: ma il file ISO non è un'immagine? Mi scusi un attimo. Ok, allora sì, è un'immagine, però viene gestita come se fosse un archivio e a tutti gli effetti un archivio, cioè all'interno possono esserci altri file e informazioni. I file ISO si possono utilizzare anche, per esempio, vengono montati come se fossero un disco, una periferica, e quindi contengono all'interno una serie di altri file. E Lorenzo Rossi chiede: sarebbe interessante approfondire in futuro le contromisure che si possono prendere per rilevare gli APT che tendono a rimanere silenti, anche almeno per un certo periodo, come risultato del relatore. Allora, sì,
Ricordiamoci che gli APT si differenziano rispetto al cybercrime soltanto per la persistenza e per la latenza, per il resto sono malware uguali a tutti gli effetti. E, ci sono dei sistemi che si stanno studiando, soprattutto a livello accademico, come per esempio le behavior analysis. Quindi la profilazione dell'utente, l'analisi di abitudine, cioè vedere come un utente si comporta giornalmente, se ci sono degli spike, delle outlier nel comportamento vengono segnalati, perché alla fine è quello che succede. Poi Luigi De Rosa, esatto, il file ISO non dovrebbe essere eseguibile, ma solo decomprimibile tipo file zippato. Sì, è vero, può essere sia estratto, decomprimibile, ma anche montato come se fosse una periferica. Grazie Francesco, il genitore che ci dice bisogna aggiornare il primo dei sistemi, cioè l'essere umano. Grazie, è vero, nel senso che in realtà tutto parte da noi, siamo noi che utilizziamo il dispositivo e ci dobbiamo rendere conto che stiamo passando da un mondo che era analogico ad un mondo che è totalmente digitale. E noi millennials siamo proprio nel mezzo perché abbiamo visto un po' entrambe le epoche. Andrea Bardin, mi chiede: mi sembra che non ci sia scampo per i cittadini normali utilizzatori. A livello di Stato vi sono delle strutture per aiutare i cittadini o per far fronte ai criminali informatici? Allora, non è vero che non c'è assolutamente scampo, anzi, dobbiamo essere consapevoli che secondo me tutti insieme si può migliorare, nel senso che il phishing c'è, i malware ci sono perché c'è gente che ci casca. E quindi se iniziamo ad avere più consapevolezza di questo fenomeno, pian piano sicuramente il fenomeno cambierà. Magari si tornerà a vendere, non lo so, a fare truffe ai mercati, però comunque è un mondo che cambia ed è giusto che dobbiamo essere più consapevoli. Dal punto di vista se ci sono delle strutture, sì, il CertAgid è una di queste, è nata da poco tempo l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security e speriamo possa dare anche quella una grossa mano a reprimere tali fenomeni. Poi ci sono sempre altri vari enti che comunque lavorano, diciamo, latenti, ecco. Ok, allora grazie mille ai nostri relatori di oggi che hanno veramente solleticato le vostre curiosità in quanto a domande che vengono poste. Vi ricordo che le risposte a queste domande, che non sono potute rientrare in questo spazio dedicato in diretta, sarà postato con un documento sulla pagina di Eventi PA. Io ringrazio tutti, ringrazio Luca Lusini e Vito Luca Torto di Agid, vi porto i saluti di Rosa Maria Barrese di Agid che non è potuta essere con noi in diretta quest'oggi e vi ricordo che il prossimo appuntamento è giovedì prossimo 25 novembre, sempre dalle 14:30 alle 16:30 e svilupperemo il tema del social engineering, phishing e modelli. Grazie ancora a tutti, a voi partecipanti, ai relatori e alle colleghe che si sono occupate della parte tecnica. Ci vediamo giovedì prossimo. Buon pomeriggio a tutti e grazie.